Queste due radio sono di Alessandro, in provincia di Piacenza. Un Alan 68 e un Alan 48. Man mano che andiamo avanti vediamo il da farsi. Incominciamo con il 68, lo proviamo prima e poi andiamo avanti. Allora, sul 68 scrive qui Alessandro, controllo generale, aumento potenza. Eco, Roger Bip, canale positivi, potenza fissa, parla ascolto. Proviamolo prima. Alessandro, guarda cosa succede come lo accendo. Senti? Questa è la potenza. Ola, ola, quella è la modulazione. Ola, ola. Adesso devo stabilire da cosa dipende questo rumore. C'è sempre. Senti il rumore? Adesso lo apro e vediamo. Il 68 di Alessandro è pronto, eh. Allora, ho messo il finale con i componenti aggiunti, componenti di sostegno, scheda eco, sempre con l'integrato della call audio, quello di 208, 204 millisecondi, come ritardo, Roger Bip. Allora Alessandro, eventualmente l'eco non ti piace, da qui si regola la velocità, il delay, da qui si regolano le ripetizioni, questo non si tocca, è la simmetria. Qui abbiamo l'entrata della bassa frequenza, microfono, uscita a bassa frequenza. Roger Bip, durata del tono, tono. Che volevo dire? Questa è la frequenza dei canali normali. Andiamo su quelli alti, ma che è aperto, facciamo questa prova. Siamo a posto per quanto riguarda anche i canali. Adesso lo chiudo e lo proviamo. Anzi, voglio farlo vedere pure dalla parte di sotto prima. Questa è la parte sottostante. Allora, Alessandro, qualcuno si è lamentato perché spesso saltavano i trimmer che io mettevo qua. Erano da 470 ohm, molto deboli per sopportare la potenza di uscita audio. Allora, adesso sto usando le resistenze. Questa è di 68 ohm. Sul banco qui ho fatto la prova, non innesca. Se dovessi innescare nel camion o nella macchina o a casa tua, in una bustina adesso ti metto due resistenze, una da 100 ohm e una da 82 ohm, eventualmente la sostituisci. Quindi lo chiudo e lo proviamo. Allora, canali alti, si intensifica la luce di più nell'esimeter. Canali bassi si abbassa, l'intensità della luce si abbassa, così esclusione di eco e preascolto, in questo modo si inserisce eco e preascolto, quindi lo togliamo e facciamo la prova della potenza, abbiamo detto potenza fissa l'ha voluta, non regolabile, e abbiamo questa intensità, sono 10 watt, ola, ola. Se guardiamo quello di sopra, arriva a 25 in modulazione. Ola! Adesso mettiamo preascolto, eco e incominciamo con un filo. Ora attenzione alla frequenza, breco, breco! Resta inteso Alessandro che come ho spiegato all'inizio del video puoi sempre regolartela per personalizzare l'eco. Alziamo un po'. Ora attenzione CQDX, attenzione alla frequenza, breco, breco.
Aggiungiamo anche poco. Lo ripeto solo per testare l'eco, non useremo questa intensità perché poi può dare fastidio. Ora attenzione, 1, 2, 3, passo! Cicco di X, cicco di X, attenzione, brecco, brecco! E ora passiamo all'altro, al 48. Alessandro, questo come potenza va bene. Poi vediamo, forse l'avranno già sostituito il finale di trasmissione. Poi vediamo se possiamo migliorare la modulazione. Allora, sono 7 watt. Ola! Abbiamo 10 watt. Adesso lo apro e vediamo un po' se si può migliorare. Come finale all'originale il 2078 è stato tirato un po' per il collo, però è rischioso. Se ci stanno un po' di onde esagerate in più il finale salta. Comunque l'hanno regolato così. Io ti ho aumentato la modulazione, Alessandro. Guarda rispetto a prima. Hola. Ola, sono 14 watt in modulazione. Ola, quindi lo lascio così. Grazie a tutti per aver visto anche il video di questi due apparati e buona giornata, tante belle cose.